tenuta presso l'aula magna della sede di Cast Alimenti la cerimonia di consegna degli attestati ai 13 allievi che hanno frequentato il corso di alta formazione cuoco. Consegnati gli attestati, gli allievi hanno anche firmato l'albo delle maestrie. La cerimonia è avvenuta alla presenza di parenti e amici degli allievi Cast, degli chef che li hanno seguiti e del direttore Vittorio Santoro. Oggi abbiamo consegnato i diplomi ai nostri allievi dell'alta formazione di cucina, un percorso che è durato un anno intero fra formazione in presenza e stage esterno e esame finale qui in Castellammare. E il percorso è stato quello di formare delle figure altamente professionali che possano portare nel mondo intero il Made in Italy al miglior modo possibile, quindi che loro siano ambasciatori. Ovviamente l'intento è di dargli quella formazione di base importantissima che serva a far sì che durante il loro percorso professionale non abbiano mai quel momento, quell'attimo di, ovviamente ce l'avranno qualche attimo di riflessione, ma di migliorarsi sempre di più. Ecco, questo è l'intento, al di là di dargli la formazione tecnica professionale, ma di appassionarli a questo mondo qua. Beh, questo 5 stelle è nient'altro che il valore dato a loro durante tutto il percorso, quindi dal primo giorno che si sono presentati fino al momento finale dell'esame. Quindi è un gruppo di votazioni, di tante votazioni messe assieme che validano il fatto che l'allievo, lo studente, si sia distinto in questo percorso qua. Vuole essere un incentivo, ovviamente, prima di tutto per lui, ma anche per i suoi colleghi a fare sempre di più. Ma cosa portano? Il nostro intento, al di là di far formazione come scuola, quindi dal punto di vista tecnico, è proprio di trasferire questa consapevolezza che il mestiere legato al cibo è importante in questa società, e quindi prima di tutto gli stessi professionisti del cibo devono capire questo, perché questo li stimoli ad essere gratificati dal fatto che, insomma, in società si è distinti e quindi si riconosca e si abbia quella dignità dello stesso mestiere. Ovviamente, come dicevo agli allievi, la dignità bisogna conquistarsela affinché gli altri te la possano dare. Quindi questo è l'aspetto più importante, essere professionisti, ma essere, come dire, ed essere gratificati che il mondo comunque ti riconosce come identità, in questo caso di chef, di ambasciatore del Made in Italy.